Sì, è una storia che ha segnato tutta la mia adolescenza e tutta la mia vita, mi è sempre rimasta nella mia memoria, l'ho sempre scritta, perché l'adolescenza peraltro è per tutti, no? Quella fase della vita che non è sempre felicissima, è una fase di transizione in cui si parte bambini, si arriva adulti, ma prima di arrivare a capire chi siamo, qual è il nostro posto nel mondo, cosa vuol dire interagire con gli altri, se siamo compresi, se piacciamo, se siamo in grado di amare, c'è un percorso complesso che io ho voluto raccontare nel libro, raccontando la storia di una mia amica, della mia migliore amica, che poi è l'amicizia simbiotica che nasce appunto negli anni dell'adolescenza. Prendo spunto dal libro, oggi si tende un po' a giudicare, alcuni si tende un po' a giudicare con leggerezza, senza conoscere il vissuto altrui in maniera proprio approfondita. Quanto sarebbe importante contare fino a tre, magari riflettere e poi farlo? Ammesso che si possa fare? Uno dei motivi per i quali ho scritto questo libro è perché appunto ha cambiato la mia percezione del reale, ha inciso sulla necessità di mai giudicare. Io scrivo che talvolta giudicare è un atto di viltà, perché giudica chi non ha il coraggio di comprendere. La storia riguarda un ragazzo F2M che negli anni 80 era un ragazzo trans, i ragazzi trans negli anni 80 praticamente erano invisibili, ma proprio non esistevano, per cui potete immaginare che impatto può aver avuto questa storia. Due famiglie borghesi, cattoliche, abbienti, nei futili anni 80 in cui si pensava solo a divertirsi e a vestire bene. Ecco, la sospensione del giudizio è fondamentale sempre nella vita, il pregiudizio non deve esistere, ma soprattutto nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare qualcuno per quello che è. Questa cosa non deve esistere e non mi stancherò mai di ripeterlo. Serena, quanto le è pesato il giudizio sul lavoro nel caso lo ha ricevuto? Perché è circolata la voce che sia stato sospeso in parte il programma su Rai 3, non più due serate nel fine settimana ma solamente una. Infatti non parliamo di cose di Rai, stiamo parlando di libri e di altre cose, ma non della Rai. Una delle protagoniste ha il suo nome, Serena. Quanto c'è in quella ragazza di lei? Allora, io ho voluto, diciamo, mettermi in prima persona come voce narrante della storia, e in gran parte dell'adolescente cervellotica, cerebrale, un po' insicura, ansiosa di venire compresa, no? Vi ricordate quel film di Comencini, Incompreso, no? Era quello che ha segnato l'infanzia di tutti noi, perché tu, insomma, i ragazzi spesso ci si riconoscevano, i ragazzi della nostra generazione. E quindi sì, c'è molto di me, ovviamente non è un'autobiografia, è comunque un romanzo, quindi ci sono degli elementi di finzione, di fiction che ho messo dentro per far sì che diventasse appunto un racconto letterario. Grazie. Sì, no, volevo fare una domanda invece a proposito di giornalismo, a proposito di una cosa importante. C'è la libertà di stampa che stiamo un po' mettendo in discussione. Secondo lei in questo momento in Italia esiste la libertà di stampa? Io rispondo solo sul libro. Solo sul libro? Grazie. Ovviamente il tema del giudizio si giudica non per quello che è, certo, perché ovviamente le caratteristiche, cioè la cosa vera rispetto al giudizio è che non si può giudicare qualcuno per la sua essenza, perché nessuno, io parto dal presupposto che siamo tutti diversi e la diversità quindi è un valore, perché nessuno vuole essere uguale agli altri, e quindi quello che si è non può essere giudicato, anche perché cosa ci importa a noi di sapere se qualcuno è omosessuale, eterosessuale, con una identità di genere, un'identità di genere diversa da quella cisgender, ecco, quindi questo secondo me è un valore, quello dell'inclusione, quello dell'accoglienza e quello dell'assoluta libertà di essere se stessi, che deve sempre restare in una società che si definisce autenticamente liberale. Grazie ragazzi. Grazie.